Cari amici di Runner 451, benvenuti a un nuovo video qui su Runner 451. Come vedete c'è ospite il dottor Cicognani, biologo nutrizionista. Ciao Nicolas. Ciao Simone. Allora, oggi Nicolas parleremo di un tema molto molto importante a cui fare tantissima attenzione, quindi vi invito a seguire il video fino alla fine. Parleremo di sovrallenamento, di overtraining. Quello stato in cui non è facile cadere, ma bisogna stare attenti di non entrarci, in cui per un accumulo di allenamento, per un periodo troppo intenso, in cui non modulo abbastanza i giusti recuperi, che vi ricordo, il recupero è una fase fondamentale dell'allenamento, perché senza recupero non si cresce. Vado in uno stato in che poi dopo Nicola ci racconterà in maniera più approfondita, da cui è, vero Nicolas, difficilissimo uscire e soprattutto ci vuole molto tempo perché il fisico proprio non reagisce più come dire, si mette in ferie, va in letargo per certi Vai in versi, letargo, va in esatto. letargo. Tanto che l'overtraining è considerata l'incapacità di recuperare dall'allenamento. Infatti, non proprio, e quindi ci sono, poi dopo Nicola lo racconterà meglio, comunque costante stanchezza, ci sono alcuni sintomi del nostro corpo che lo segnalano, ci sono dei segnali d'allarme e poi ci sono dei segnali che come dire, confermano che ci siamo entrati completamente. Prima ci potrebbe essere uno stato che è chiamato overreaching, che è uno stato precedente all'overtraining, ma è uno stato che a volte in maniera molto controllata, seguiti da un allenatore, ci si può andare perché magari si stanno preparando grosse sfide, grossi impegni e quindi si porta il fisico a un limite di stanchezza e di affaticamento per farlo crescere, però bisogna saperlo gestire al meglio. Come? Con il recupero, con la modulazione dei carichi, con l'aumento dei carichi in maniera progressiva e poi il motivo per cui c'è Nicolas a parlarcene, con l'alimentazione e l'integrazione. La prima domanda che ti faccio è: Nicolas, quali sono i segnali che ci possono far capire che stiamo entrando, siamo andati in sovrallenamento, in overtraining? Allora, i segnali sono molto individuali, ognuno risponde un po' a suo modo, però tendenzialmente possiamo innanzitutto vedere una grande stanchezza, prima mentale forse che fisica, un'incapacità proprio di reagire all'allenamento, una mancanza di voglia di allenarsi anche, che può essere accompagnata da sintomi anche molto più fisici come la nausea, piuttosto che Assolutamente. disordini gastrointestinali. Il perenne mal di testa, Si può vedere anche dal tante di. battito cardiaco? Sì, il battito cardiaco comunque molto più alto, Assolutamente. a volte si arriva anche alla difficoltà a dormire, ognuno risponde un pochino a suo modo, e questi sono i sintomi più classici, diciamo, dell'overtraining. Ecco, senza spaventare, non per non spaventare nessuno, non è detto che se vi sentite stanchi, avete mal di testa o fate fatica a No. dormire, siete già in overtraining, bisogna saperlo riconoscere bene, anche perché, come dicevamo prima, è uno stato che non è che dura 1 o 2 giorni, è uno stato No. che purtroppo si perpetua anche per diversi mesi. E Esatto, dal dal quale non riusciamo a uscirne quale non riusciamo a fondamentalmente, uscire se non. se non appendendo le scarpette al chiodo per un bel periodo, rigenerandoci e poi dopo, quando ne stiamo uscendo, ripartendo con grandissima cautela con l'attività fisica. Nicolas, abbiamo detto che lo possiamo prevenire grazie alla modulazione dei carichi, insomma, allenandoci bene, Sì. insomma, noi allenatori siamo qui apposta, ma lo possiamo prevenire, anzi non ma, e lo possiamo prevenire anche con l'alimentazione corretta e Esatto. l'integrazione. Ti chiedo, quali sono gli accorgimenti, quali sono ad esempio gli integratori che ci possono aiutare in questo senso? Se so che sto affrontando, dovrò affrontare un periodo di allenamento molto intenso, sia in termini di, quando diciamo intenso, parliamo di volumi e di intensità in quei volumi, Certo. no? Assolutamente sì. Allora, considerando che l'overtraining è spesso legato a un stato molto alto di infiammazione e che si accompagna anche con una perdita di massa muscolare indotta dal sovrallenamento, possiamo proprio cercare di agire innanzitutto sul catabolismo muscolare e poi cercando di abbassare l'infiammazione. Questo in termini di integrazione, no? Quindi, sul catabolismo come agiamo? Innanzitutto possiamo utilizzare la glutammina.
La glutammina nei periodi dove abbiamo una maggiore intensità di allenamento, soprattutto negli sport di endurance, ci può aiutare tantissimo a evitare il catabolismo muscolare. Questo perché interviene nel nostro metabolismo e, diciamo, prevenendo appunto la demolizione delle nostre proteine muscolari. La glutammina è un amminoacido, corretto? È un amminoacido, okay. Esatto. Uno degli amminoacidi che è considerato condizionatamente essenziale, cioè che non è essenziale di per sé, vuol dire che noi possiamo produrlo, ma in certi casi lo diventa perché non ne produciamo abbastanza. Ok, lo riusciamo e qui ad integrare con l'alimentazione o dobbiamo per forza ricorrere ad integratori specifici? Allora, sicuramente essendo un amminoacido lo troviamo in tutte le fonti proteiche, però diciamo in casi di elevato volume e intensità di allenamento possiamo integrarlo proprio con un integratore ad hoc, che è appunto la glutammina in polvere spesso. Ok, ci sono delle dosi da seguire? Ci sono delle dosi, sì, dipendono comunque anche dal nostro stato di composizione corporea e quindi sono abbastanza personali. Comunque mediamente se ne consiglia 5 grammi al giorno, ma si può essere anche di più. E un'altra cosa che fa la glutammina, che è molto importante, è la modulazione del sistema immunitario. Questo è fondamentale perché nell'overtraining un'altra cosa che viene, diciamo, abbandonata dal nostro corpo è appunto il sistema immunitario, per cui diventiamo molto più suscettibili anche alle patologie. Mi dai un assist per dire una cosa, che in questo momento che stiamo registrando il video, che è dicembre 2020, siamo in completa pandemia, ma siccome questo video rimarrà degli anni, no? Quindi speriamo che lo stia guardando anche chi non sa più che cos'è una pandemia, se lo ricorderemo, ce lo ricorderemo tutti. Ma l'attività fisica migliora il sistema immunitario, ma fino a un certo punto, nel senso che si parla di attività fisica moderata, e l'attività fisica moderata non è un dato assoluto, ma è in relazione a chi la fa. Nel senso, se sono stato sul divano fino all'altro ieri e non ho mai fatto attività fisica, 3 camminate da mezz'ora in una settimana inizia a essere già un'attività fisica moderata. Per chi come me fa running o Nicolas fa triathlon e siamo abituati a gestire i volumi maggiori, per me un'attività fisica moderata è fare 30-40 km a settimana di corsa non ad altissima intensità, e per Nicolas non lo so per quant'è te, forse di più, forse il triathlon. Per me fare qualcosa tutti i giorni nei trasporti, sì. Ma esatto, sì. Quella intensità alla fine che modula il nostro livello. Chiaramente se vado a caricare di più, come ci stavi dicendo, Nicolas, l'utilizzo ad esempio della glutammina può aiutarmi a tenere forte il mio sistema immunitario. Sì, proprio perché supporta il metabolismo di quelle cellule che sono coinvolte nella nostra difesa. Perfetto. E quindi diciamo che dopo l'allenamento intenso, che è il momento in cui il nostro sistema immunitario viene un pochino più depresso, andare a integrare con glutammina ci può aiutare. Ok, ricordiamo sempre di non prendere integratori così di fantasia, ma di rivolgervi a professionisti come Nicolas. O chi vi segue, o anche due chiacchiere col vostro medico, perché gli integratori integrano qualcosa di cui non siete a disposizione in quel momento, quindi cercate sempre di utilizzarli con la testa. Altre cose che posso fare a livello alimentare di integrazione per evitare di andare in overtraining? Allora, la cosa che possiamo fare a livello alimentare è supportare il nostro metabolismo al 100%, quindi quando siamo in periodi di massima intensità non dobbiamo allenarci in deficit calorico. Okay. Quindi non cerchiamo di perdere peso intanto che facciamo la settimana più di allenamenti più intensi prima di una gara, perché ci presuppone ad andare in overtraining. I momenti per perdere peso sono altri. Ad esempio, lontano dalle gare durante il periodo di costruzione, e sempre in maniera controllata, perché comunque i carichi, magari non di intensità ma di volume, sono comunque importanti. Assolutamente. E a livello di integrazione, altri anticatabolici, per esempio possiamo trovare l'HMB, oppure appunto gli antinfiammatori per contrastare questo aumento dell'infiammazione corporea. Quindi parliamo anche dell'omega 3, per esempio. Non so cos'è l'HMB. L'HMB è un altro anticatabolico che viene utilizzato, ormai ci sono anche dati studi clinici, nella prevenzione della cachessia, cioè della perdita di massa muscolare anche nei soggetti più anziani, e che appunto può essere utilizzato anche da uno sportivo per evitare la perdita di massa muscolare durante un periodo di allenamento intensi.
Ah, ok, perfetto, molto interessante. Allora, Nicolas, io ti ringrazio, cari amici di Rana del 451, vi abbiamo dato un consig dei consigli, anzi, Nicolas vi ha dato dei consigli assolutamente importanti. Vi ricordo che qui nella descrizione del video potete trovare il sito di Nicolas, Nutriamolo, Nutriamoci, e vi ricordo assolutamente di seguire Rana del 451 in tutti i suoi canali, su YouTube, Instagram e Facebook. Anche Nicolas lo trovate con la pagina su Facebook e su Instagram. E che dire, Esatto. Nicolas, grazie mille, mando un abbraccio virtuale a tutti e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, grazie. Ciao, grazie.